Buonasera e bentrovati alla seconda edizione del TG6. In apertura un'ampia pagina dedicata alle elezioni amministrative. Partiamo dal capoluogo di regione, dunque dall'Aquila, dove al ballottaggio si sfideranno centrodestra e centrosinistra con quest'ultimo in vantaggio. Dunque alla prossima tornata andranno faccia a faccia Americo Di Benedetto e Pierluigi Biondi per il centro-sinistra rispettivamente per il centro-destra. Vediamo insieme il servizio di Daniela Rosone. Saranno i due candidati dei poli tradizionali, Americo Di Benedetto del centro-sinistra e Pierluigi Biondi del centro-destra, a contendersi la vittoria delle elezioni amministrative del capoluogo di regione al ballottaggio il prossimo 25 giugno. Ottima la performance di Americo Di Benedetto, che supera il 40% di Cialente del 2012. Il Partito Democratico si conferma primo partito. Tutti dicevano questo e noi pure pensavamo che andasse così, pensavamo che al primo turno sarebbe stato difficile ma non impossibile, infatti non è stato impossibile perché ci siamo andati vicino. Però risultato ottimo. Siamo consapevoli che il risultato è un buon risultato, carico insomma anche di entusiasmo per la prospettiva futura del ballottaggio, quindi siamo abbastanza tranquilli, ma non perché abbiamo la certezza di avere la vittoria in mano, ma perché ripartiamo con delle fondamenta che sono le fondamenta della credibilità, che è quello che ha permesso a noi di raggiungere questo obiettivo. Buono comunque il risultato, analizza Pierluigi Biondi, candidato del centrodestra, riunitosi all'Aquila dopo 15 anni per queste elezioni. Dovevamo farci conoscere, ma non tutto è perduto. Beh sì, soprattutto considerando che 2 mesi fa il centrodestra sembrava e dovesse fare da sparring partner a un centrosinistra schiacciasassi. Invece abbiamo trovato l'unità, abbiamo fatto una buona campagna elettorale, abbiamo guadagnato un sacco di terreno e lo dimostra anche il fatto che comunque le liste del centrosinistra rispetto a quelle del centrodestra portano un distacco del 18-19% circa, adesso poi vedremo i dati definitivi, mentre fra i candidati questo distacco si assottiglia all'11,5%. Naturalmente è una forbice importante che però noi contiamo di poter recuperare, intanto perché nella seconda fase non ci sarà il dato del traino delle liste ed è evidente che il centro-sinistra le ha più forti avendo gestito il potere negli ultimi 10 anni in questa città. E il secondo dato è che continueremo a portare la nostra proposta di città in modo tonico, siamo in corsa e magari contiamo pure su un po' di affaticamento da parte del centro-sinistra. E mentre si vocifera dell'arrivo di Berlusconi la prossima settimana, ma sono solo rumors, per il resto raggiunge il quorum la coalizione civica all'Aquila chiama con Carla Cimoroni. Male l'Aquila Polis di Trifoggi, male il 5 Stelle. Ed ora nel prossimo servizio andiamo a vedere la composizione del Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui vincesse il centro-sinistra e in quella in cui dovesse vincere il centro-destra. Se dovesse vincere al ballottaggio il centro-sinistra, 8 seggi andrebbero al PD, 3 alla lista Il Passo Possibile, 2 al Movimento Democratici e Progressisti Articolo 1 e 1 a ciascuna delle 5 liste Sicurezza Lavoro, Cambiamo Insieme, Territorio Collettivo, Abruzzo Civico, Democratici e Socialisti e Socialisti e Popolari. Se dovesse invece spuntarla il centrodestra, 7 seggi andrebbero a Forza Italia, 4 a Noi con Salvini, 3 a Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, 2 a Benvenuto Presente, L'Aquila Futura e 1 all'UDC. L'esito del ballottaggio determinerà anche la rappresentanza del Movimento a 5 Stelle della coalizione della Cimorone, felice comunque del risultato. Non era facile, visto che il centro-sinistra viene da 10 anni di gestione del potere e il centro-destra si è ricompattato, a differenza di quello che era successo alle amministrative della tornata precedente, del 2012, e in questa fase c'era anche un 5 Stelle che a livello nazionale è sicuramente cresciuto di molto in questi 5 anni, 5 anni fa di fatto non erano in Parlamento, per cui anche quella era una sfida, essere arrivati prima del Movimento 5 Stelle è sicuramente un risultato importante. Ecco, voi avevate detto, come del resto lo aveva fatto l'Aquila Polis con Trifoggi,
oggi che non vi sareste apparentati, c'è però una parte di sinistra insomma, che è stata con voi, c'è possibilità di cambiare quest'idea, di ragionare oppure sarete netti nelle vostre posizioni? No, assolutamente no, l'apparentamento non si fa. Restano fuori sicuramente Giancarlo Silveri di Riscatto Popolare, Claudia Pagliariccio di Casa Pound e Nicola Trifoggi di L'Aquila Polis, deluso per l'andamento del voto. Deluso dal fatto di non essere riuscito a far passare questo messaggio di rinnovamento totale. Io ho sempre detto che qui il centrosinistra e il centrodestra si equivalgono politicamente a livello sostanziale perché alle spalle hanno gli stessi gruppi di potere economico. Proseguiamo però, adesso ci spostiamo ad Ortona, clamoroso il risultato nella città del Chietino perché i grandi partiti, e cioè Partito Democratico e Forza Italia e dunque le relative coalizioni di centrodestra e centrosinistra sono fuori dal ballottaggio, vanno invece alla sfida finale Leo Castiglione e Giorgio Marcheggiano, entrambi appoggiati da liste civiche. Sentiamo Paolo Renzetti. Sorpresa ad Ortona, al ballottaggio due esponenti della società civile appoggiati da liste civiche. Leo Castiglione, un grande risultato, se l'aspettava innanzitutto? In questi termini no, sicuramente mi aspettavo una risposta decisa da parte della città perché ho iniziato un nuovo percorso civico da quando sono uscito in consiglio comunale dalla coalizione di cui facevo parte e quindi di questa entità sinceramente no. Probabilmente il programma, la nostra campagna elettorale è stata molto, molto condivisa dalla cittadinanza e quindi i risultati poi vengono. Noi eravamo molto fiduciosi perché avevamo incontrato tutta la città in questi mesi e ci eravamo resi conto davvero che c'era il desiderio di cambiare. Il nostro progetto nasce proprio dalla voglia di mettere a disposizione energie nuove, competenze nuove per una città che negli ultimi decenni andava via via spegnendosi, per cui davvero eravamo fiduciosi che il risultato elettorale potesse premiarci. Noi ci siamo resi conto che ad Ortona sia il centrosinistra che il centrodestra non avevano dato una buona prova di sé. Allora abbiamo deciso di creare un aggregato civico in modo tale che sopra di noi non ci fosse nessuno che potesse indicarci la via, come troppo spesso è accaduto in passato a scapito della città di Ortona. Non faremo nessun tipo di apparentamento al secondo turno, tranne l'unico apparentamento che per noi conta davvero, che è quello con la coscienza degli ortonesi. Noi ci impegneremo a convincere tutti coloro che non ci hanno scelti al primo turno a votare per noi, senza dover negoziare postazioni, assessorati con altre coalizioni, per cui non ci sarà nessun tipo di apparentamento. Leo Castiglione chiederà l'apparentamento ai cittadini, porterà avanti il progetto nelle stesse modalità con cui lo ha iniziato. Noi siamo stati sul territorio, abbiamo condiviso con i cittadini il programma e abbiamo ricevuto con questo risultato la delega da parte dei cittadini a realizzarlo. Restiamo in provincia di Chieti, adesso ci spostiamo a San Salvo dove si riconferma il centrodestra alla guida del comune con il sindaco uscente Tiziana Magnacca che ha ottenuto il 65,91% delle preferenze, staccatissimo il Partito Democratico con il 15,62% ottenuto da Luciano Di Gennaro. Sentiamo il servizio. Ho sempre desiderato poter vincere al primo turno, intanto per ricominciare a lavorare con una certa celerità sin da subito, per evitare sprechi, per evitare strani accordi, strani inciuci tra personaggi strani che, come ho detto anche prima, intanto offendono l'intelligenza dei sansalvesi, però non immaginavo potessimo raccogliere questo risultato, questo consenso così ampio. Grazie, grazie davvero ai nostri concittadini che, come ho detto anche ad un tuo collega, hanno intanto riconosciuto il lavoro svolto in questi 5 anni e ci hanno anche tributato un grande gesto di affetto. Come inizierà questo secondo mandato? Con quale atto?
Beh, adesso non lo so di preciso, poi in questo momento sono così presa, ma intanto molte cose sono già state predisposte, sono state già programmate e progettate, per cui sotto questo punto di vista partiamo con idee molto più chiare, o quantomeno con una visione dell'attività amministrativa più chiara rispetto a quella di 5 anni fa. A chi vuole dedicare questa vittoria? La vittoria la dedico a mio marito e alla mia famiglia, che in questi 5 anni mi sono stati vicino, mi hanno supportato e hanno, come anche detto poco fa, hanno anche subito la mia assenza, hanno subito i miei stati d'animo e quindi devo dire che intanto va a loro, e dopo di loro la dedico ai consiglieri che mi sono stati vicino, che sono rimasti leali contro tutto e contro tutti. Adesso andiamo in provincia di Pescara, sarà il nuovo piano regolatore la principale tra le priorità del secondo mandato di Luciano Di Lorito al comune di Spoltore. Netto il successo del candidato del centrosinistra, che ha sfiorato il 60% delle preferenze, staccando Marina Febo del centrodestra e ancora di più Filomena Passarelli dei 5 Stelle. Vediamo. L'ultima tornata elettorale ha dato ancora ragione al sindaco Luciano Di Lorito, che continuerà a governare la città di Spoltore per i prossimi 5 anni e portare avanti gli obiettivi che si erano predisposti. Certo, la cittadinanza e gli elettori hanno premiato la nostra richiesta di dare continuità, perché in questo primo mandato abbiamo fatto tanto e bene, però dobbiamo ancora fare altro, ed è per questo che noi abbiamo chiesto la continuità, perché 10 anni è il tempo giusto per affrontare una serie di problemi per la nostra città, e ci hanno creduto e hanno investito su di noi, quindi un bel 60% ci hanno riconfermato. Adesso quali sono le priorità da portare avanti per il comune di Spoltore? Ma la prima priorità, che è una novità rispetto al passato, è quella appunto del nuovo piano regolatore generale, cioè ridisegnare, pianificare il futuro della nostra città, un precedente piano fermo agli anni 80. Quindi mettere mano alle nuove cose per la città di Spoltore, ma stare anche vicini ai cittadini che hanno dato fiducia al sindaco. Assolutamente sì, questa è una prerogativa di un sindaco, di un amministratore locale, stare vicino ai cittadini. Abbiamo ancora da continuare delle opere che erano in corso rispetto alla precedente consigliatura, continueremo ad investire sulle scuole, ad investire nella manutenzione della città, continueremo a fare bene e faremo anche delle cose nuove per la nostra città. Gli altri risultati: ad Avezzano sarà ballottaggio tra il sindaco uscente Giovanni Di Pangrazio, candidato del centrosinistra, che si è attestato al 44,14%, e Gabriele De Angelis della coalizione Civica Insieme, sostenuta anche dal centrodestra, che è arrivato al 34,95%. Ballottaggio anche a Martinsicuro tra Massimo Vagnoni, sostenuto da una coalizione civica in vantaggio con il 48,14%, su Paolo Camaioni, appoggiato anche egli da due liste civiche, che ha ottenuto il 27,13%. A Tortoreto invece vittoria al primo turno per Domenico Piccioni della lista Siamo Tortoreto, che ha ottenuto il 28,39%. Ad Atessa a spuntarla è stato l'ex direttore del TG1 Giulio Borrelli, alla guida di una lista civica Uniti per Atessa. Borrelli ha ottenuto il 43,48%, amplissima la percentuale anche a Tollo per la riconferma del sindaco uscente Angelo Radica, che ha ottenuto il 73,61%, percentuale più o meno simile anche per il sindaco uscente di Ripatetina Ignazio Rucci, e dunque si riconferma alla guida del comune del Chietino. Ed ora andiamo ad ascoltare il commento a questa tornata di elezioni amministrative, a questo primo turno, da parte del presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso, che ha sottolineato il buon risultato complessivamente soprattutto nelle aree metropolitane per quanto riguarda il centrosinistra e il Partito Democratico. Ha anche ribadito come ad Ortona ci sia stato un evidente problema di comunicazione con i cittadini, e poi D'Alfonso ha sottolineato la debacle del Movimento 5 Stelle. Ascoltiamolo. Mi pare che sia un risultato di piena soddisfazione, soprattutto per quanto riguarda le grandi aree urbane. All'Aquila un vero e proprio capolavoro che premia
il lavoro di 10 anni di classe dirigente e il lavoro anche di questo centro-sinistra ampio, di un vero e proprio campo riformista che dentro di sé ha anche i semi di una grande alleanza di centro-sinistra che è stata ottimamente guidata da Chicco Di Benedetto. Ma voglio evidenziare come col giudizio elettorale di ieri si è riconosciuto anche il grande lavoro di una cultura di governo che ha visto nel sindaco precedente Massimo Cialente, nei suoi principali collaboratori e colleghi di sfida di governo, un grande risultato. Così come interessante, oggettivamente un grande riconoscimento, il risultato ad Avezzano, dove il sindaco è stato capace di assumere impegni e mantenerli nei 5 anni passati ed è capace di farlo anche per i prossimi 5 anni. Davvero una grande stretta di mano a Gianni Di Pangrazio, perché la questione di Avezzano era ancora più impegnativa. Sono molto soddisfatto per Spoltore. Mi piace molto il risultato di alcuni comuni, per esempio Tollo, dove non avevamo dubbi, ma soprattutto a Tessa, con lo straordinario successo del centro-sinistra a guida Giulio Borrelli, e lì si dimostra quando uno lavora con tenacia, con intelligenza, con passione e scommettendo sulle idee, alla fine i risultati arrivano. Sono dispiaciuto per alcune situazioni puntuali, per esempio ad Ortona e a San Salvo, lì si rivela come dobbiamo rifertilizzare il territorio dal punto di vista del centro-sinistra, a Ortona e a San Salvo, e anche qualche altra piccola realtà minore. Noi dobbiamo ricominciare a scommettere sull'immaginazione, sulla programmazione e anche su una certa radicalità programmatica. Per quanto riguarda invece l'esito dei cosiddetti contrarianti, io non sono meravigliato. C'è un giornale in Abruzzo che ha scommesso sui contrarianti, oggi quella classe dirigente e quel giornale raccolgono gli esiti dello zero della proposta politica. Lasciamo la pagina delle elezioni amministrative, ma continuiamo con la politica che si incrocia con la cronaca giudiziaria. Dopo la decisione del GUP del Tribunale di Pescara, che lo ha rinviato a giudizio nell'ambito del procedimento Soget, il sottosegretario alla Giunta regionale Mario Mazzocca ha voluto dire la sua sulla vicenda, producendo anche le carte che, a suo dire, riusciranno a scagionarlo già dal primo grado di giudizio. Mazzocca ha anche annunciato azioni legali contro l'ACA e ha detto di volersi dimettere da delegato regionale al servizio idrico integrato. Sono racchiuse in un documento di un paio di pagine le controdeduzioni di Mario Mazzocca alle accuse mosse verso di lui dalla Procura di Pescara, che ha ottenuto il rinvio a giudizio da parte del GUP del Tribunale Adriatico nell'ambito dell'inchiesta Soget che riguarda i crediti inesigibili del Comune di Pescara e che vede Mazzocca imputato assieme a Lorenzo Sospiri e a due dirigenti dell'ACA, Gaetano Monaco e Domenico Ludovico, accusati a vario titolo di abuso d'ufficio in concorso, falsa attestazione a pubblico ufficiale e falso ideologico in concorso. Mazzocca si dice convinto della sua estraneità ai fatti e danneggiato dall'ACA. Nessun favoritismo, quindi, ribadisce il sottosegretario. La delibera di giunta del comune di Caramanico, che secondo l'accusa avrebbe favorito ACA, è stata votata all'unanimità e non a maggioranza, spiega Mazzocca. In più, il debito con ACA di 22.000 euro circa, dovuto ad una rottura di una condotta per un locale adibito a cantine non utilizzato, è stato saldato a maggio del 2016. Dilazionato in 14 rate. Mazzocca annuncia azioni legali contro l'ACA, che a suo dire è l'unica responsabile della situazione venutasi a creare e che ha portato al suo rinvio a giudizio. Per quanto mi riguarda, fin da domani interesserò il mio legale per avviare una decisa azione risarcitoria nei confronti di ACA a fine di accertare la vicenda e soprattutto per avere un risarcimento di un danno che io ho finora subito e su cui a questo punto non voglio più soprassedere. Chiaramente l'atto immediatamente successivo all'avanzamento di questa azione esercitoria sarà quella di riconsegnare nelle mani del Presidente D'Alfonso la mia delega al servizio idrico integrato per evitare anche solo ipotetiche possibili situazioni di incompatibilità. Ed ora la crisi al comune di Teramo è arrivata al capolinea questa crisi politica. Il sindaco Maurizio Brucchi ha deciso di portare domani in consiglio comunale una proposta complessiva di fine mandato e di chiedere la fiducia ai consiglieri. Se la proposta non passerà, tutti a casa 2 anni prima della fine della legislatura. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli.
Con il Consiglio Comunale di martedì 13 giugno la crisi al Comune di Teramo si risolverà o in un verso o in un altro. Il sindaco Brucchi, estenuato da trattative infruttuose con i dissidenti della sua stessa maggioranza, ha deciso di risolvere il dilemma se continuare ad amministrare o tornare tutti a casa, chiedendo la fiducia del Consiglio su un nuovo esecutivo e su alcuni punti programmatici che riguardano il masterplan. In queste ore si fanno mille congetture, ma la partita si giocherà pubblicamente sotto gli occhi attoniti di una città che non si riconosce in questi giochi di poltrone. Sindaco fuori dai denti, ma domani che cosa succederà? Lo vedremo domani in Consiglio Comunale. Io oggi non sono in grado di dire quello che vorranno fare i consiglieri. Io credo che però domani il Consiglio Comunale è la sede istituzionale dove parlare e risolvere queste situazioni. Non lo si può fare sui giornali, non lo si può fare nei bar, lo si deve fare nella sede giusta, e quindi io domani arriverò con la mia proposta. Una proposta che prevede una giunta? Una proposta generale, guardi, io credo che sia riduttivo, se qui continuiamo a parlare di giunta, continuiamo a parlare di poltrone, io credo che i cittadini ancora meno ci comprendono, già ci comprendono poco, e si è visto anche dall'affluenza che comunque è stata, seppure si trattava di amministrative, è stata un'affluenza bassa, normalmente nelle amministrative si raggiungono percentuali molto più alte. Perché? Perché la gente si sente lontana dalla politica, soprattutto quando si affronta una situazione come quella di Teramo, che è una situazione difficile, con un terremoto alle spalle, con tutta una serie di problemi da affrontare, la riduciamo a un semplice dato numerico. Non può essere. Io andrò con una proposta complessiva e spero che la maggioranza, il Consiglio Comunale, la ritenga per il bene di Teramo, per il futuro di Teramo, una proposta accettabile. Altrimenti, poi ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Il Consiglio Comunale di martedì 13 giugno, essendo in seconda convocazione, fissa una maggioranza esigua di 12 voti per approvare i provvedimenti. Con grande probabilità dunque i punti proposti dal sindaco passeranno, ma se così fosse resterebbe l'inopportunità a proseguire il mandato di primo cittadino. Si amplia con nuovi voli e nuove rotte l'offerta dell'aeroporto d'Abruzzo. Questa mattina è decollato il primo collegamento operato dalla Mistral Air. 5 le destinazioni in programma verso le grandi isole italiane e verso l'Albania. Vediamo il servizio. Cagliari, Catania, Olbia, Palermo e i Balcani con Tirana. Mistral Air, a seguito dell'aggiudicazione del bando della saga, ha presentato oggi nuovi voli per la stagione estiva 2017 da e per l'aeroporto internazionale d'Abruzzo. Mistral Air collega Cagliari 2 volte la settimana nel mese di giugno e 3 volte nel mese di luglio, voli bisettimanali per Catania, Olbia e Palermo e 4 voli alla settimana per Tirana. I collegamenti aerei saranno operati con ATR 72 500 da 68 posti della flotta di Mistral Air, che fa parte del gruppo Poste Italiane. Le prospettive sono buonissime perché dalle prevendite già abbiamo visto un interesse molto, molto ampio, specialmente perché l'aeroporto ci sta aiutando a commercializzare questi voli con loro pubblicità. Ecco, come avete trovato l'aeroporto d'Abruzzo? Qual è la vostra prima impressione? L'aeroporto d'Abruzzo per noi è stato sempre interessante, ma avevamo gli aerei per noi sbagliati, perché gli aerei jet è difficile fare concorrenza a Ryanair. Con l'ATR abbiamo trovato una nicchia di mercato collegando l'aeroporto con queste mete interessanti, e ci auguriamo che sarà un progetto che durerà oltre l'estate. Sì. Oggi a Palazzo di Città a Pescara ha presentato il progetto per la nuova cittadella dello sport, che prevede la costruzione di un nuovo stadio nella zona sud della città. Il progetto è condiviso da Comune, Pescara Calcio e Università d'Annunzio. Sentiamo insieme i dettagli nel prossimo servizio. È stata probabilmente posta oggi la prima pietra del nuovo stadio di Pescara. In questa conferenza stampa, assessore Diodati, avete parlato di un progetto molto ambizioso che però ha i piedi per camminare.
Sì, un progetto ambizioso che coinvolge molti attori, perché non coinvolge solo l'amministrazione comunale, coinvolge l'università, coinvolge la Pescara Calcio, coinvolge il CONI in generale, perché noi insomma abbiamo seguito per questi 2 anni e mezzo un percorso che doveva portare alla ristrutturazione dello stadio Adriatico Cornacchia. Purtroppo anche nell'ultimo incontro che abbiamo avuto con la sovrintendenza, la presenza di tutti questi attori, ci siamo resi conto che insomma, le difficoltà sono tante, per cui abbiamo trovato ampia condivisione, e questo è molto importante per noi, da parte della sovrintendenza e da parte di tutti gli altri attori coinvolti, per portare avanti questo progetto, che è un progetto che rivoluziona un pochino tutta la parte di Pescara Sud, nel senso che non si tratta solamente della costruzione di un nuovo stadio, ma si tratta proprio di creare una cittadella dello sport con tutte le attrezzature necessarie perché questa zona diventi proprio una parte riqualificata e utilizzabile da tutti i cittadini e da tutta la collettività. Ovviamente io devo studiare un po' meglio la situazione che riguarda l'università, il coinvolgimento che riguarda l'università nel progetto, ma devo dire che fondamentalmente potrebbe essere un valore aggiunto a quelle che sono le offerte formative che noi possiamo dare ai nostri studenti, e il progetto, per quello che ho potuto vedere, è veramente interessante, è in linea con lo spirito di una città come Pescara che è in continua evoluzione, quindi sono sicuro che verrà apprezzato molto dagli studenti. E questo servizio ci introduce alla pagina dello sport, che iniziamo parlando del Pescara. A margine della conferenza di presentazione del progetto del nuovo stadio, il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, ha fatto il punto sulla questione societaria e sull'allestimento della rosa per il prossimo campionato di Serie B. Ascoltiamolo. C'è questa volontà di passare la mano, chiaramente passare la mano a persone, l'ho sempre detto, più serie di me, perché io sono pescarese e quando giro per la città un domani vorrei essere non preso di mira perché magari ha lasciato la squadra in mano a qualcuno che lo riporta dove l'abbiamo preso. E quindi quando arriveranno questi imprenditori che io riterrò capaci di sostituire quelle che sono le nostre garanzie, soprattutto le mie e quelle di Bankowski, perché sono le uniche che sono rimaste, e allora ci sarà sicuramente il passaggio di mano. Ganz e Vido sono i primi nomi praticamente ormai quasi del Pescara. No, quasi del Pescara non c'è nessuno, se non quelli che abbiamo fatto, perché purtroppo a differenza di quello che pensa qualcuno, quando esce la notizia che il Pescara è su qualche giocatore, poi ci vanno tutti. E quindi io, fin tanto che non ho i contratti firmati, non dico Ganz non è del Pescara, Vido non è del Pescara, sono due profili che piacciono al Pescara, come ce ne sono tanti altri in lista, che evidentemente non sono usciti e per fortuna non usciranno, e quando saremo pronti con le carte firmate allora annunceremo i nuovi giocatori del Pescara. Zeman ha chiesto una sorta di repulisti generale per quanto riguarda il mercato, rimarranno in pochi, ma ci sono invece, presidente, tanti giocatori sotto contratto e altri torneranno per fine prestito. Ma questo di Zeman che ha chiesto di togliere tutti è un'altra bella barzelletta pescarese, perché Zeman è un allenatore molto intelligente, sa di avere una squadra che già oggi è importante per la categoria, e chiaramente sa anche però che ci sono ragazzi che hanno delle richieste, quindi nel caso in cui dovessero partire certi giocatori ne arriveranno altri. Diversamente io, Zeman e tutto lo staff siamo già soddisfatti della rosa che abbiamo. Per quanto riguarda il numero di giocatori, ve lo ribadisco di nuovo, escono numeri che, dall'8, perché 50 giocatori noi non ne abbiamo mai avuti, ne avremo 25-26 di quelli che sono in odore prima squadra, ne avremo 7-8 che devono rientrare dei prestiti, che sono ragazzi, qualcuno addirittura di quelli che leggo sui giornali non sono neanche più del Pescara, quindi non siamo preoccupati da questo punto di vista, perché quelli che rientreranno, se rientreranno, hanno già la possibilità di andare a giocare altrove, e quindi come usciranno dei giocatori importanti, entreranno dei giocatori importanti.
Sfuma il sogno della promozione in Serie D per il Francavilla che dopo lo 0-0 dell'andata non va oltre l'1-1 al Valle Anzuca contro il Fabriano Cerreto. Il pareggio con gol premia oltre misura la formazione marchigiana. Delusione tra i giallorossi anche se resta la concreta speranza del ripescaggio, pur coi dubbi circa la permanenza a Francavilla del presidente De Vincentis. Vediamo. Il Fabriano Cerreto pareggia per 1-1 al Valle Anzuca di Francavilla in virtù dello 0-0 dell'andata, conquista la promozione in Serie D. Per la formazione giallorossa un risultato a dir poco bugiardo, ma la speranza di poter lo stesso salire nel campionato nazionale di Serie D attraverso i ripescaggi. Non sono bastati 90 minuti di dominio praticamente assoluto per superare il Fabriano, bravo a sua volta a capitalizzare l'unica vera occasione creata. Valle Anzuca con il vestito della festa sugli spalti un migliaio di spettatori, fra cui 200 supporters marchigiani. Un pubblico che da queste parti non si vedeva da lustri. La cronaca al primo minuto, subito giallorossi intraprendenti con Miciche che impegna l'estremo ospite Rossi. Al terzo tocca a Galli far gridare al gol i tifosi di casa con un tiro a fil di palo. La squadra di Montani fa subito capire di voler fare la gara, sapendo di non poter fare calcoli dopo lo 0-0 dell'andata. Al settimo però si vede per la prima volta il Fabriano. Savelli crossa dalla sinistra per Tittarelli, che di testa colpisce però centralmente senza creare problemi a Spacca. La squadra di casa sembra in palla e così al 12° può esplodere la gioia giallorossa su angolo di Miciche. Matteo Milizia in dubbio la vigilia per un problema fisico, di testa fulmina all'angolino l'estremo fabrianese. Gara in discesa ma tutt'altro che chiusa per il Francavilla. La risposta del Fabriano è affidata a Bartoli che al 15° su calcio di punizione non inquadra lo specchio della porta abruzzese. Gli ospiti avanzano il baricentro in avanti e si vedono prima al 26° con una punizione di Bartoli respinta con difficoltà da Spacca e un minuto dopo con Lapi che di testa mette a lato da buona posizione. Non sbaglia però alla mezz'ora Tittarelli che di testa salta quasi indisturbato mettendo alle spalle dell'incolpevole portiere del Francavilla. Tutto da rifare così per la squadra adriatica che si ributta subito in avanti. Al 33° punizione di Dipenti ma con Rossi che va ad anticipare con i piedi Miciche in corner. Al 34° è Rodia dopo uno slalom a mettere sopra la traversa. Gli ultimi 10 minuti di gara vedono ancora il Francavilla in avanti con lo scatenato Miciche che mira l'angolino mandando la sfera di un soffio al lato. L'attaccante francavillese ci riprova al 42°, ma la difesa marchigiana riesce a salvare. Nella ripresa si riparte dall'1-1 che regalerebbe la Serie D agli ospiti. La squadra di Montani, costretta a vincere, inizia così con il piede premuto sull'acceleratore. Al 9° sugli sviluppi di un angolo Borghetti all'occasione giusta, ma il portiere ospite Rossi riesce a respingere. Il caldo non agevole il Francavilla che è costretto a fare la gara. Al 12° Miciche a sfiorare il 2-1 con la sfera che finisce ancora al lato. La partita vede i giallorossi costantemente in avanti. Al 21° ancora lui, Miciche, si inventa una grande giocata, ma Rossi dice ancora no. Si arriva così nella fase cruciale della gara, ma soprattutto di un'intera stagione. La formazione abruzzese ci prova in tutti i modi. Al 25° tocca Dipenti, ma su punizione, ma Rossi respinge. Un minuto dopo è Di Giovanni di testa a mettere fuori. È un assedio giallorosso con il Fabriano Cerreto che rischia per due volte al 33° sulle conclusioni prima di Galli e poi di Milizia. Il finale vede ancora gli assalti della squadra di Fabio Montani. Al 37° la volta di Di Sabatino, ma Rossi blocca a terra in due tempi. L'assedio del Francavilla dura fino al 95°, ma la porta marchigiana resta inviolata. Poi le lacrime giallorosse e la contestazione di una parte dei tifosi francavillesi nei confronti del presidente De Vincentis, colpevole di aver esonerato durante la stagione regolare il tecnico Montani con la squadra in vetta. Per quanto riguarda le contestazioni non mi interessano, lascio agli altri le conclusioni. Per quanto riguarda quegli applausi a me, sono cose che ti fanno molto piacere perché viene riconosciuto un lavoro, viene riconosciuta anche la serietà della persona. Come ho detto a un tuo collega, avrei voluto tantissimo regalare una gioia a tutto il popolo giallorosso, alla città, ai tifosi. Purtroppo non ci siamo riusciti, abbiamo dato il massimo, ma veramente più di questo non potevamo fare. Bisogna accettare il verdetto del campo serenamente, c'è un po' di amarezza ma pazienza. Guarda, purtroppo non è bello assolutamente, ho cercato di incontrare i ragazzi appena sono rientrato, in questo momento purtroppo sto avendo bisogno io di qualcuno che mi rincuore perché mi sto rivedendo un po' tutta la partita,
90 minuti posso dire che abbiamo giocato solo e esclusivamente noi a calcio, facendo un bel calcio, arrivando più volte in porta, però purtroppo il gol vittoria non l'abbiamo fatto, questo mi rammarica. De Vincentis oggi è il presidente del Francavilla Calcio e quindi mi sento di dire che ho cercato di fare tantissimo per questa società in 3 anni e credo di aver portato dei grandissimi risultati, perché senza dimenticare ci sono 2 finali playoff, una regionale e una, quella di oggi, la finalissima nazionale, dove da oggi in poi bisogna pensare solo al ripescaggio, ma se non siamo primi siamo secondi e quindi il futuro del Francavilla Calcio potrebbe essere tranquillamente in Serie D. È tutto per la seconda edizione del TG6, il prossimo appuntamento è alle 23, grazie per essere stati con noi, buona serata.